trasferimento delle prestazioni del laboratorio di patologia molecolare e medicina predittiva dell'ospedale di Terni presso l'azienda ospedaliera di Perugia, chiarimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie Presidente, con questa interrogazione noi vogliamo chiedere chiarimenti in merito a quelle che sono state le vicende che hanno riguardato il laboratorio di patologia molecolare e di medicina predittiva all'ospedale di Terni. Partendo, diciamo, leggo testualmente perché ci sono alcuni passaggi che devono essere chiariti in maniera estremamente dettagliata. Premesso che nei laboratori di patologia molecolare e medicina predittiva di anatomia patologica dell'ospedale di Terni vengono effettuati esami ad alto profilo specialistico per identificare le alterazioni biomolecolari dei tumori che hanno importanti implicazioni nella pratica clinica oncologica, marcatori biomolecolari, prognostici predittivi di diagnosi e di tossicità ai farmaci, che l'attività dei laboratori di patologia molecolare richiedono l'impegno di personale con una elevata expertise formato in centri qualificati, data la sensibilità e l'estrema importanza del referto che scaturisce dalle molteplici indagini che vengono svolte, che fino al mese di dicembre 2023 l'espletamento delle indagini di routine è stato consentito, oltre al direttore della struttura, dell'impiego di due figure professionali esterne inquadrate come tecnico sanitario di laboratorio biomedico di supporto con contratto libero professionale per soli 12 mesi, autorizzate con DDG 382 del 28/4/2022, che riportava tra i requisiti fondamentali laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico e iscrizione all'albo professionale, che i due contratti di figure professionali esterne sono stati prorogati a scadenza per un'ulteriore annualità alle stesse condizioni, e nella DDG 348/2023, dove si rinnovano entrambi i contratti, non risulta che i titoli richiesti fossero da implementare rispetto alla collaborazione libero professionale a partita IVA, il cui titolare principale è laurea triennale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, rilevato che in data 8 gennaio 2024 è apparsa su diversi organi di stampa la nota a firma del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Pietro Manzi, dicendo che a seguito delle dimissioni di uno dei due tecnici di laboratorio assegnati alla suddetta attività, allo scopo di non determinare disservizio all'utenza, l'azienda ospedaliera ha provveduto, nelle more del reclutamento, alla stipula di un accordo con l'azienda ospedaliera di Perugia per l'assegnazione temporanea massima del 40% delle metodiche. Considerato che con DDG 686 del 27/9/2023 il direttore della struttura complessa dell'anatomia patologica ha rappresentato, in considerazione del progressivo incremento sia del numero di prestazioni sia della tipologia delle analisi molecolari, criticità che richiedono un incremento di personale nell'immediato di un dirigente biologo e conseguentemente della direzione sanitaria, con nota protocollo 51684 del 7/9/2023, al fine di far fronte alle improcrastinabili necessità clinico-organizzative della struttura complessa, ha richiesto di procedere all'iniezione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente biologo di patologia clinica. Preso atto che il reclutamento del dirigente biologo disciplina di patologia clinica è effettuato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 165 del 2001, che consente il ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione per esigenze temporanee e occasionali ed è antecedente alle dimissioni del tecnico di laboratorio, quindi effettuato per esigenze precedenti e ulteriori a quelle sopravvenute a seguito delle dimissioni del tecnico di laboratorio, tale fatto porterebbe a ritenere che l'assunzione di una nuova unità di personale non colmerebbe le necessità della struttura complessa e che l'accordo con l'azienda ospedaliera di Perugia per l'assegnazione del 40% delle metodiche potrebbe proseguire anche dopo il reclutamento del dirigente biologo. Interroga la Giunta e concludo per chiarire se la dotazione organica precedente alle dimissioni di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico fosse adeguata a rispettare i requisiti di legge per il funzionamento del laboratorio, specificando come mai per supportare l'attività del laboratorio di patologia molecolare e medicina predittiva dell'ospedale di Santa Maria di Terni
già in attività dal 2019, a seguito delle dimissioni di un tecnico, viene fatto esplicito riferimento al reclutamento di un dirigente biologo a tempo determinato e se tale nuova figura potrà garantire sia l'attività ordinaria espletata dal tecnico che quella dirigenziale, considerando il progressivo incremento del numero di prestazioni per la quale è motivata l'indizione di un ulteriore avviso pubblico di DG686/2023. Antecedente alle dimissioni del tecnico e se l'assegnazione temporanea del 40% delle prestazioni proseguirà anche dopo il regolamento del dirigente biologo. Sempre nell'ambito del chiarimento circa l'adeguatezza della dotazione organica, si richiede di spiegare come mai, malgrado il laboratorio sia in attività dal 2019 e vista l'importanza dell'attività diagnostica svolta in ambito molecolare e oncologico, non si è mai proceduto alla formazione del personale a tempo indeterminato già in organico presso l'azienda ospedaliera Santa Maria dei Terni per stabilizzare figure professionali nel laboratorio, evitando perciò l'uso di tipi di contrattazione temporanee, potendo così far fronte alle dimissioni di uno dei due tecnici con personale all'interno della stessa azienda ospedaliera di Terni già formato, piuttosto che imporre il dirottamento di parte delle prestazioni su Perugia. Grazie. Grazie consigliere, assessore Poletto. Grazie Presidente, la dotazione organica dei servizi sanitari del laboratorio biomedico alla data del 31-12-23 risulta essere di 53 posti, di cui 52 coperti a tempo indeterminato e una in carico a tempo determinato, in sostituzione del personale assente. Sottolineo che è in corso da parte di Agenas l'elaborazione di un documento finalizzato alle dotazioni standard di personale, evidentemente collegato alla sanità. Quindi sarà definito prestazione per prestazione, ambito per ambito, quale dovrà essere meglio la dotazione standard del personale. Quindi non avremo più dubbi sul fatto che se sono sufficienti o sono insufficienti. Ci sarà uno standard al di sotto del quale non si potrà scendere. E questa è una garanzia per tutti, a tutti quanti i livelli e per tutte le regioni. Poiché le prestazioni di biologia molecolare erano garantite anche da personale non dipendente, l'azienda ospedaliera di Terni ha programmato la strutturazione del servizio attraverso le procedure di reclutamento di un dirigente biologo, per il quale è di prossimo aspettamento un avviso pubblico entro il 30 gennaio prossimo 21. Detto espletamento è stato programmato al fine di garantire le nuove assunzioni senza soluzione di continuità rispetto ai contratti di incarico libero professionali in essere. Nelle more del perfezionamento della sopracitata procedura di reclutamento, si è dimesso un tecnico in laboratorio biomedico titolare di un incarico per prestazioni di biologia molecolare e l'azienda ospedaliera di Terni, pertanto, al fine di supportare dette attività che vengono espletate presso la struttura complessa di anatomia patologica, ha stipulato una convenzione con l'azienda ospedaliera di Perugia per il tempo strettamente necessario alla presa in servizio del personale che risulterà idoneo alla conclusione della procedura selettiva in questione. Grazie. Grazie assessore, consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma non mi ritengo assolutamente soddisfatto da questa risposta perché non ha chiarito in primo luogo il punto iniziale, ovvero se la dotazione organica precedente alle dimissioni del tecnico sanitario non fosse solo adeguata in termini numerico ma anche in termini diciamo di composizione e di requisiti di legge per il funzionamento, quindi se ci fossero le figure idonee a far sì che il laboratorio potesse funzionare in maniera adeguata. Lei assessore non mi ha dato alcun tipo di risposta, quindi ovviamente faremo una richiesta d'accesso agli atti per sapere se questo nei fatti veniva rispettato. È evidente come le consiglierei assessore di verificare le risposte che vengono scritte alla giunta prima di rispondere, perché altrimenti ci ritroviamo come la volta scorsa in estrema difficoltà e imbarazzo, e credo che questa assemblea legislativa non lo possa permettere. Grazie. Ultimo question time, interroga la consigliera Fioroni, risponde la Presidente De Sé, prego. Grazie Presidente, dopo questo animato question time arriviamo all'interrogazione. Io ritengo importante perché portare all'attenzione di questa assise
la questione dell'aeroporto, i suoi successi, i record raggiunti e anche quello che è stato il contributo a questo della giunta regionale è fondamentale. Vorrei dire ai banchi dell'opposizione, che lamenta sempre la mancanza di visione, che l'idea che l'asset aeroportuale fosse fondamentale per lo sviluppo dell'intera regione, quindi da nord a sud, era già presente nel programma elettorale della giunta Tesei, e quindi credo che sia già questo un punto di un obiettivo raggiunto pienamente. Io vorrei sottolineare alcuni aspetti, perché nelle ultime settimane ci sono stati tanti articoli riguardo all'aeroporto, quindi non mi soffermerò tanto su quelli che sono i successi ottenuti, ma soprattutto su una preoccupazione, Presidente. Chiaramente alcune cose le sottolineo. La prima è che dobbiamo ricordare che l'amministrazione della Presidente Tesei ha ereditato un aeroporto il cui traffico medio annuo si attestava su 220.000 passeggeri, e a beneficio anche di chi ha scarsa memoria, ricordiamo che nell'inverno del 2018-2019, dopo un'estate travagliata con voli annunciati e poi cancellati, l'aeroporto San Francesco offriva ai passeggeri unicamente 3 voli, Catania, Londra e Tirana. Vogliamo poi ricordare il 2020 come l'annus horribilis per tutti gli aeroporti in virtù del Covid. Beh, nonostante queste situazioni, la Giunta Tesei, la Presidente, non ha avuto alcun tipo di esitazione e ad approvato il 21 giugno 2021, in occasione dell'Assemblea dei Soci di Sase, la ricapitalizzazione, anticipando anche per gli altri soci la copertura totale delle perdite. Credo che questo sia già un segnale fortissimo e coraggioso da parte della Regione a riverire il ruolo strategico di Sase, nonostante l'incertezza derivante dal Covid, ma anche dal potenziale disimpegno di taluni soci istituzionali. Questa amministrazione ha dato continuità a questa azione incessante per lo sviluppo dell'aeroporto, approvando la legge regionale in questa Assemblea legislativa del 28 aprile 2022, con la quale si è autorizzata a concedere alla società Sase per gli anni 2022, 2023 e 2024 il considerevole importo di 12 milioni di euro. Ora io ricordo alcuni numeri che sono stati già riportati dalla stampa, e cioè il record raggiunto dall'aeroporto nel 2023, che si è concluso registrando complessivamente 532.474 passeggeri, ha raggiunto ancor prima della fine dell'anno quello che era stato un obiettivo che si era detto del piano industriale di 500.000 passeggeri, quindi siamo stati addirittura anticipatari rispetto a quelli che erano gli obiettivi posti. Ci sono 16 rotte e fino ad oltre 100 voli settimanali, numeri che hanno consentito al San Francesco di raggiungere posizioni importanti sia nella classifica degli aeroporti italiani, superando Ancona, sia anche per quelli che riguardano gli scali in Europa, sotto i 5 milioni di passeggeri, attestandosi al secondo posto. Bene. Oltre al fatto che è stata presentata da poco anche la rotta per Bergamo, per Orio al Serio, che chiaramente costituisce un'altra importante novità per l'aeroporto, Presidente, avevo già anticipato, c'è una preoccupazione. Anche leggendo quelli che sono gli articoli di stampa, siamo preoccupati dal grave fatto che un socio come il Comune di Assisi, che detiene il 4,6% delle quote di Sase, non abbia ancora versato la propria quota, eccependo la natura del contributo richiesto, e ci chiediamo se sia una condotta schizofrenica anche quella del sindaco di Assisi, che 3 anni fa addirittura aveva dichiarato di voler raddoppiare, aumentare le quote nella compagine societaria. Siamo preoccupati perché la realizzazione del piano industriale dell'aeroporto per il 2022-2024 è subordinata anche al totale versamento dei contributi dei soci. Quindi ci chiediamo se tutto ciò possa compromettere non solo gli investimenti già programmati, come ad esempio la rotta fondamentale con un hub europeo come quello di Francoforte, che da questa cosa potrebbe essere messa in discussione, arrecando un grave disagio ai passeggeri umbri e un notevole danno economico alla regione. Non riusciamo a comprendere come
Non si riesce a capire come ogni 100.000 passeggeri che arrivano in aeroporto si generano circa 800 nuovi posti di lavoro e che uno studio di Enit emerge che ogni passeggero mediamente lascia sul territorio dove atterra 5.500 euro. È un chiaro segnale di miopia politica da parte del sindaco di Assisi, con l'aggravante poi che il territorio comunale di Assisi è il primo beneficiario dei risultati dell'aeroporto in termini di incamin turistico e di introiti economici. Ricordiamo anche che il comune di Assisi è anche beneficiario del collegamento diretto di passeggeri attraverso il servizio Umbria Link. Quindi, Presidente, nella consapevolezza che lo sviluppo sociale, turistico ed economico di un territorio è necessariamente connesso anche allo sviluppo del traffico aereo e ad una politica di incentivazione della mobilità aerea, ci chiediamo quali siano le prospettive, i programmi per l'ulteriore rafforzamento della società di gestione aeroportuale dell'aeroporto San Francesco di Assisi, quali siano le novità del nuovo piano industriale e ci chiediamo quali possano essere quindi le possibili azioni da porre in essere per far sì che i soci possano contribuire effettivamente secondo quelle che sono le proprie aspettanze. Grazie. Grazie Presidente. Ora l'interrogazione è molto chiara anche nella parte che ricostruisce un po' che cosa è accaduto al nostro aeroporto internazionale dell'Umbria, di che cosa era prima il nostro aeroporto e di che cosa rappresenta ed è oggi. E noi dobbiamo anche iniziare a guardare naturalmente alle prospettive future. Effettivamente i risultati che abbiamo raggiunto dopo 3 anni di duro, durissimo lavoro, che ha visto la Regione, tra l'altro, socio al 78% dopo la legge regionale, dopo la ricapitalizzazione, come è stato anche ricordato, sicuramente il record di 532.000 passeggeri che rendono il nostro aeroporto il secondo per crescita tra gli aeroporti di Europa, che hanno meno di 1 milione di passeggeri, è un motivo sicuramente di orgoglio, ma anche è il giusto risultato per tutto l'impegno che abbiamo messo. Ora, oltre a questo risultato sicuramente straordinario, con tutti gli impatti che poi questo ha determinato sul piano economico per la nostra regione, hanno già detto sufficientemente altri che hanno proprio misurato la tipologia di impatto che ha avuto per quanto attiene appunto il numero dei passeggeri, le presenze turistiche e tutto il resto. Devo dire che, e voglio aggiungere, che oltre a questo risultato straordinario, i risultati che abbiamo raggiunto in questi ultimi 2 anni sono il fatto che la SASE abbia chiuso il bilancio anche con un utile. E tutto questo sicuramente non era né scontato, non si era mai verificato e quindi è niente, come sono solita dire io, avviene per caso, ma è frutto di un lavoro, di una pianificazione, di aver creduto in tutto questo, di averci messo naturalmente le risorse anche attraverso una legge regionale che tutti voi conoscete. E a tutto questo aggiungo un altro risultato positivo, perché non riguarda i numeri, non riguarda l'impatto sul PIL, ma un altro risultato positivo è che gli utenti del nostro aeroporto hanno espresso un apprezzamento medio superiore al 90%, secondo l'indagine obbligatoria prevista dall'ex carta dei servizi di ENAC. Veniamo però alle prospettive future. Lato governance, SASE dovrà presentare in assemblea dei soci il prossimo piano industriale 24-27. E questo a breve sicuramente ci permetterà di vedere appunto lo sviluppo. Questo però, voglio dirlo in maniera molto chiara, questo piano sarà prima di tutto incentrato su importanti lavori di ampliamento dello scalo, perché se non fosse chiaro il nostro aeroporto oltre 500.000 passeggeri non li regge. Siamo arrivati a 532.000 grazie anche a qualche intervento che nelle more abbiamo
effettuato, ma oggi c'è bisogno di investire per proiettare il nostro aeroporto verso obiettivi alti e futuri che servono assolutamente a questa regione. E per poter consentire tutto questo la regione già si è mossa, per cui finanzierà parte dei lavori necessari, una parte con il Fondo Sociale di Coesione, che speriamo trovi l'accordo del governo prima possibile, mentre la restante quota verrà autofinanziata da SASE, per arrivare ad un totale di ben 10 milioni di euro di intervento di investimento. Dovendo iniziare i lavori sull'area terminal, parcheggi e area volo, per consentire di far crescere appunto il numero di passeggeri già conseguito, il 2024 sarà un anno di necessario consolidamento di questi numeri, perché dobbiamo dedicarci proprio alla realizzazione dei lavori sullo scalo, anche se avremo sicuramente nuove rotte, alcune sono state già pubblicizzate, che sono Orio al Serio, che ci consentirà di arrivare in giornata andata e ritorno con un volo con il cuore economico del nostro paese, con la Lombardia. Avremo la Mezia, che sono fondamentali più dal punto di vista del servizio di collegamento che naturalmente dei volumi di traffico, e questo per serietà e concretezza, come amo fare sempre, voglio dirlo fin dall'inizio. Si aggiungerà anche Lampedusa come rotta estiva. Cercheremo anche in futuro di rivedere il mix delle compagnie per non soffrire troppo se un grande vettore dovesse ridurre il proprio apporto. Lo abbiamo visto, lo stiamo assistendo in vari aeroporti, ci sono varie problematiche proprio con i vettori e anche su questo noi stiamo lavorando. Già dal 2025 inizierà la vera seconda corsa del nostro aeroporto, che ci dovrà portare già il primo anno, dopo i lavori effettuati, a superare i 600.000 passeggeri anche con rotte e collegamenti commerciali con Francia e Germania. Oltre a questo, nel piano industriale torneremo ad ipotizzare il collegamento con lo strategico hub di Francoforte, che completerebbe in via definitiva la nostra offerta di connettività da e per l'Umbria. Qui, consigliera, volevo fare una precisazione. Noi cercheremo di riproporre questa possibilità e di raggiungerla anche, ma naturalmente la possibilità di finanziare una rotta come questa è direttamente figlia della volontà dei soci di contribuire pro quota e sostenere SASE, perché altrimenti il problema, così come l'abbiamo affrontato in passato, dove c'era stata prospettata questa possibilità molto molto concreta e non abbiamo potuto perfezionare l'accordo con Lufthansa per questa rotta strategica perché la SASE non aveva la possibilità di sostenerne i costi, e i costi non potevano essere sostenuti perché non tutti i soci hanno contribuito pro quota come era giusto e doveroso fare. Perché vedete, i soci sono i maggiori beneficiari di quello che comporta lo sviluppo dell'aeroporto. Quindi questo è un argomento di grande attualità che non possiamo assolutamente non trascurare, e soltanto se questa possibilità potrà essere perseguita soltanto se tutti i soci contribuiranno per quanto è di loro spettanza. Al momento, visto che la richiesta mi è stata fatta, sono pervenuti e sostengono l'aeroporto i contributi di Regione, di Sviluppo Umbria, del Comune di Bastia e della Camera di Commercio. Quindi ieri, oggi e tanto più in prospettiva di un nuovo sviluppo dell'aeroporto, i soci devono sostenere questa infrastruttura strategica che colma per quanto possibile e nell'immediatezza un vero gap di collegamento dell'Umbria, ed è una linfa per il prodotto interno lordo, le tasse di soggiorno che comunque percepiscono i comuni e il turismo. Quindi io credo che su questo una riflessione attenta vada fatta. Concludo dicendo, noi abbiamo fatto la nostra parte, la continuiamo a fare e la faremo perché è fondamentale per lo sviluppo della nostra regione questo aeroporto, e i numeri lo dimostrano.
Naturalmente chiederemo a tutti che facciano anche la loro parte, perché è fondamentale fare squadra e credere in un progetto in cui crediamo tutti, ma per realizzarlo ci vogliono le risorse. Grazie. Grazie Presidente per la consueta puntualità e chiarezza. Lei ha parlato di serietà e concretezza. Penso che la serietà e concretezza della Giunta regionale non debba essere attestata da altro se non dai fatti, perché un'amministrazione pubblica parla per atti, e quindi già quello che è stato fatto con la ricapitalizzazione, una legge regionale, con quello che è stato lo spirito e la visione di voler rilanciare e consolidare l'aeroporto internazionale d'Assisi come veramente un asset per lo sviluppo di business, lo sviluppo delle imprese, ma anche per l'incoming turistico, è evidente a tutti. Ora, io credo che aver perso una rotta come quella di Francoforte, che poteva essere, potrebbe essere, perché voglio mettere la possibilità che veramente i soci si ravvedano rispetto a quella che è la mancanza di serietà e concretezza, soprattutto perché sappiamo bene che il Comune di Perugia ha messo a bilancio il contributo, mentre il Comune di Assisi continua a eccepire la natura del contributo richiesto. Quindi è fondamentale che ci sia una comunità di intenti, ma anche un contributo reale per quello che è lo sviluppo di questo, che lei ha sempre detto, Presidente, essere un asset fondamentale per tutta l'Umbria, per l'Umbria del Sud e per l'Umbria del Nord, quindi per mettere insieme tutte le forze, aumentare il PIL di una regione che ha bisogno di essere sostenuta soprattutto in questi momenti. Quindi veramente ci confidiamo che la serietà e la concretezza che ha espresso questa Giunta, ha espresso anche Sase nel modo in cui sta conducendo le sue azioni nell'amministrazione dell'aeroporto, possa essere veramente compresa e presa ad esempio dal Comune di Assisi. Grazie.